Allora, in questo filmato possiamo vedere il difetto di questo famoso apparecchio HTV323 della CAI, cioè il problema di immagine disturbata da striature, come se fosse un problema di antenna oppure un problema di tunnel. Ho acceso il televisore, ma aspettiamo un attimo che esce, vediamo l'immagine dallo specchio chiaramente, perché dobbiamo vedere sia avanti qua che dietro. Canale 5, come vedete, abbiamo tutte quelle striature, tipico difetto che fa pensare ad un problema di ricezione oppure magari di tunnel, come dicevo prima. Invece, se andiamo a togliere l'alimentazione, abbasso un po' il volume, se no mi copre. Ecco qua, c'è il ricevitore che sta sul banco, quindi guardate come bisogna tenere il televisore aperto con questo telecomando qua che tiene tipo una leva. Allora dicevo, come si fa per capire il problema? Adesso, per escludere l'inverter, come questa è, diciamo che è la prima parte del filmato, ho fatto prima la seconda parte, ora faccio la prima. Se io stacco lo posso anche fare un tipo accesa, però è pericolosissimo, affinché qualcuno lo faccia, ci rimane fulminato. Meglio di no. Spegniamo il televisore, per vedere un poco, per far vedere che proprio la causa del guasto è la retroilluminazione, cose che nessuno ci va a pensare, che chiaramente pensa a tutte altre cose. Vado a togliere il connettore dell'alimentazione delle lampade, attivo acceso. Questa è un'operazione però pericolosissima, non fatelo voi perché è molto molto pericoloso togliere il connettore delle lampade mentre il tipo si sta acceso, che la tensione là è elevatissima. Nel momento in cui vado a togliere il connettore si crea un arco elettrico, quindi bisogna stare molto attenti. Perché non lo faccio a TV spento? Perché nel momento in cui lo faccio a TV spento questa operazione, riaccendo il televisore, la retroilluminazione non si accende per il semplice motivo che l'inverter andrà in protezione. Quindi per far restare almeno un po' di luce a metà pannello, per constatare appunto che il difetto va via, io devo togliere il connettore attivo acceso. Non fatelo, vi ripeto, è pericoloso. Attenzione. Ecco qua. Ho tolto il connettore, avete visto anche l'arco elettrico. E il difetto è scomparso. Chiaramente si vede, si intravede qualcosa, però almeno possiamo constatare, possiamo vedere che il difetto non c'è più. Rimettiamo il connettore, però questa volta lo spengo perché poi mo è inutile aspettare a farlo con televisore acceso. Il connettore è questo qua, mettiamo a posto, ecco qua, accendiamo interruttore generale, accendiamo il televisore, cioè il LED ricevitore sul banco, quindi è un poco difficoltoso prendere segnale con il telecomando. Allora acceso, poi esce Akai. Ah no, sì, esce Akai perché è ritornerà il difetto, perché ho ricollegato tutte le lampade, diciamo. Eccolo là. Alzo un attimo. Ecco qua. Vogliamo togliere? Togliamo. Tolto il connettore, difetto scomparso. Però vi ripeto, non vi fate passare per la testa di togliere il connettore con il televisore acceso come ho fatto io. Io lo posso fare, voi no. Vostro rischio e pericolo. Ok, ciao ciao a tutti. Abbiamo visto come questo disgraziato di televisore vi fa andare al manicomio per via della retroilluminazione. Magari andate a cambiare la scheda madre, tunnel, o magari pensate all'antenna o all'alimentatore, niente. Ok, ciao ciao. Soluzione Domopack, che non serve solo a cucinare, voglio provare anch'io. La soluzione Domopack sembra funzionare. Le scariche sono scomparse, ma lo chiudiamo. È chiaro che bisogna stare molto attenti con questa carta. Adesso la sistemo per bene con il nastro isolante sopra. Le scariche non ci stanno più. Benissimo,
Ecco qua, adesso il pannello è schermato, in modo che è chiaro che la parte dietro l'ho isolata con dello scotch questo qua, in modo che non c'è il conduttore di elettricità, per sicurezza. Vediamo un po' la situazione. Ecco qua, quando il fine giustifica i mezzi. Onestamente a me queste soluzioni non è che mi piacciono molto. Chi è? Si è ribellato qualche cinese di là. Dai, 3. Sono diventate un importante salto. Non sente niente. Oh, tranquillo. Vedrai che andrà tutto bene. Mamma mia, meglio, veramente meglio forse quella. Cucchia, non c'è più. Kinder cereali. A posto, televisore non scarica più. Abbiamo schermato il retro del pannello con della carta alluminio del Domopack. E poi l'abbiamo isolata con del nastro, in modo che non facciamo avvicinare troppo il materiale conduttore con le schede. Purtroppo è una soluzione poco professionale, ma necessaria in questo caso, altrimenti poi bisogna mettere un basso un po' il volume, se no questo mi fa spiegare un po' la situazione. Non è che sia un professore, attenzione, sto semplicemente condividendo delle esperienze, ci mancherebbe altro, ci sono persone molto molto più preparate di me in questo campo. Allora, stavo dicendo, altrimenti potevamo mettere un corpo, una superficie, una lastra, una lamiera in metallo, in alluminio dietro, ma è assurdo, insomma, lo spazio è quello che è, e purtroppo l'unica soluzione è proprio quella che avevano fatto i cinesi, cioè schermare il pannello con della carta spagnola. Va benissimo, adesso non scarica più, tante belle cose, arrivederci a noi. In questo